C'era una volta l'ospedalino di Trento, si intitolava così la mostra allestita nel foyer del Centro Culturale Santa Chiara di Trento, curata da Dino Pedrotti, racconta la storia centenaria della gloriosa struttura ospedaliera dedicata all'infanzia. Un complesso d'eccellenza in cui sono stati curati migliaia di bambini trentini e che molti ricordano con affetto, ma di cui lentamente si stava perdendo la memoria. Nata da un'iniziativa congiunta dell'Associazione Amici della Neonatologia Trentina e della Fondazione Museo Storico del Trentino, la mostra snoda il suo racconto tra oggetti, fotografie, tra le quali spiccano quelle scattate da Flavio Faganello e Gianni Zotta, preziosi filmati amatoriali in Super 8 e dati che compongono la storia dell'ospedalino in maniera calda e coinvolgente. Benvenuti a Format, cominciamo questa puntata con Dino Pedrotti, che dell'ospedalino è stato per lunghi anni l'anima. A lui abbiamo chiesto quali progressi sono stati fatti nelle cure per l'infanzia in 100 anni di storia. La cosa più importante può essere proprio i dati della mortalità infantile, cioè il rischio che ha il bambino nel primo anno di vita di morire, e siamo passati da un bambino su quattro nei primi anni del dopoguerra, nel primo dopoguerra, un bambino su quattro, siamo arrivati a un bambino su 40 50 anni fa, quando abbiamo cominciato soprattutto con la neonatologia a lavorare. E siamo arrivati adesso a un risultato che tutti devono averlo ben chiaro in testa. Un bambino su 400, oggi come oggi abbiamo una mortalità che si esprime con un termine tecnico di 2,5 ogni 1000 nati, quindi oggi i bambini hanno una salute sicuramente a livelli altissimi. La mostra è uno spunto per parlare di denatalità. In Italia si muore più di quanto non si nasca. Com'è la situazione in Trentino e come si può, se si può, cercare di invertire la tendenza? Agnese Vitali ed Elisa Brini. Sì, ci sono più morti che nascite in tutta Italia e anche nella provincia di Trento. Bolzano però è l'unica provincia italiana in cui il saldo naturale della popolazione è saldamente positivo. Perché ci sono più morti che nascite? Innanzitutto perché ci sono tante morti e poi perché ci sono poche nascite. Sulle morti non possiamo intervenire perché dipendono dalla struttura per età della popolazione. La nostra è una popolazione anziana e quindi è chiaro che essendo le morti concentrate nelle fasi avanzate della vita, ci sono più morti in confronto a una popolazione mediamente più giovane. Sulle nascite invece possiamo e dobbiamo intervenire. C'è da dire che il nostro territorio si distingue dal resto d'Italia perché le province di Bolzano e di Trento sono quelle che hanno la fecondità più alta nel confronto italiano. Detto ciò però è importante che continuiamo a parlare di bassa fecondità anche in Trentino, perché nel confronto europeo con i paesi scandinavi o con la Francia in realtà c'è un bel gap. Come possiamo intervenire sulla bassa fecondità? In realtà un pacchetto piuttosto ricco di politiche pubbliche a sostegno di natalità e genitorialità già esiste in Trentino. Ed è però importante continuare a investire risorse pubbliche a sostegno della fecondità per incentivare le coppie ad avere il primo figlio, ma anche a continuare poi ad averne un secondo e un terzo. Per capire gli effetti della denatalità è utile fare un esercizio facendo invecchiare quelli che sono i bambini di oggi. La quota dei bambini di oggi, che è poco numerosa, fra 20 anni sarà diventata adulta e quindi la proporzione dei lavoratori sarà più bassa e la componente delle persone anziane invece sarà più allargata. È facile quindi capire come questa mutata composizione della popolazione possa avere delle conseguenze economiche e sociali, connesse ad esempio con l'aumentata spesa pubblica per la sanità, l'aumentata spesa pubblica relativa alle spese pensionistiche, un possibile rinvio dell'età pensionabile e anche un possibile rallentamento della crescita economica. Questo squilibrio generazionale può creare una sorta di spirale discendente, nel senso che meno figli di oggi si traduce in un bacino di meno potenziali genitori in futuro. E quindi questo può far sì che ci siano meno nascite in futuro, nonostante i livelli di fecondità restino immutati. Ora un libro per approfondire l'argomento, ce lo consiglia Rodolfo Tajani. Io vi saluto e come sempre vi aspetto alla prossima puntata di Format. Il libro che vorrei consigliare per la lettura è Il pianeta stretto di Massimo Livibaci,
Massimo Livi Bacci è uno studioso di demografia storica, molto apprezzato in Italia ma anche molto conosciuto all'estero, e ha dedicato nel 2015 questo breve sintetico volumetto a un tema molto attuale, ossia il decremento demografico, o meglio come cresce e decresce la popolazione mondiale. Sappiamo che da 5 anni oramai l'Italia è in continua decrescita. I decessi sono maggiori delle nascite e questo ovviamente spaventa perché crea dei disequilibri fra le generazionali, ma non solo, soprattutto rischia di minacciare quello che è l'intero sistema assistenziale previdenziale. Lì Massimo Livi Bacci però ci mostra quella che è la situazione di un intero pianeta che nel giro di una generazione si stima crescerà di circa 2 miliardi e mezzo di persone. Ecco, il libro di Massimo Livi Bacci, agile libro, permette di in qualche modo di avvicinarsi a queste tematiche, di affrontarle, di capirle per poi approfondire ulteriormente quello che è sicuramente un problema di oggi ma che sarà il problema di domani, non solo dal punto di vista del numero della popolazione ma anche dal punto di vista ambientale.